Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi 21 giugno, domenica, buona domenica a tutti quanti voi e vediamo subito quali sono le notizie della giornata. In realtà ci sarebbe una notizia della giornata che è clamorosa, ma è clamorosa secondo i nostri standard, cioè quelli che denunciavano il giornale unico del virus, perché in realtà per i giornali unici del virus, cioè quelli che fino a ieri ci raccontavano esattamente il dramma di questo virus, oggi la notiziola così è da tenere in secondo ordine. Insomma, bando alle ciance, vi dico subito qual è la notizia. Rullo di tamburi che sui giornali fondamentali non c'è. Sapete qual è la notizia? È che non c'è bisogno del tampone negativo per essere guariti dalla Covid. Non c'è bisogno del tampone negativo. Cioè a me mi hanno fatto due palle così, perché io ho avuto un tampone dopo 20 giorni di malattia, ho avuto un tampone positivo e quindi non potevo uscire e quindi ho dovuto fare un altro tampone, è stato negativo e poi un altro tampone negativo. Beh, insomma, anche io che ho sono passato per questa cosa, oggi vedo sui giornali, ci sono persone che sono 40 giorni, 50 giorni che stanno a casa con tamponi che continuano a essere positivi e non li mettono a casa, oggi nelle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una minchiata che ormai tutti quanti noi abbiamo iniziato a conoscere, secondo le linee guida non c'è bisogno del primo tampone negativo per uscire da casa. Sapete qual è la procedura? Direbbe il Marchese del Grillo ad Aronne Piperno. Io non li caccio, tu non li paghi. No, questo diceva Marchese del Grillo. Sapete qual è la procedura? Che tu dopo 3 giorni che hai finito la febbre e un po' di mancanza di respiro, dopo 3 giorni prendi e vai libero. Fuori, fuori, giri come un pazzo e te ne fotti del secondo tampone e anche del primo tampone e di tutto quello che ci hanno raccontato per 3 mesi e mezzo. Però questa cosa voi direte, beh insomma non può, è capito come funziona meglio il virus. A parte che non è vero, oggi c'è una pagina intera di Repubblica che smentisce e smonta tutte le cure di cui abbiamo parlato, a partire dalla clorochina. Poi sulla clorochina sfottiamo Trump. In realtà tutto il mondo credeva alla clorochina, in Inghilterra, in Italia, in Francia, tutti quelli che ne sapevano più degli altri dicevano il farmaco miracoloso, che non c'è, secondo quello che scrive oggi Repubblica, che ha fatto una sintesi di tutti i farmaci che hanno girato. Ma io voglio ritornare al tampone. Perché la questione del tampone è fondamentale? Perché se tu mi dici che uno che ha avuto la malattia in maniera certificata, perché gli fai un tampone e c'ha la malattia, poi dopo può uscire a 3 giorni dalla fine dei sintomi, questo vuol dire che tutta quella letteratura che mi faceva pensare della contagiosità, della possibilità che io attaccassi la malattia e quindi era necessario il lockdown, beh, insomma, quella letteratura va un po' crepando. Vi faccio un esempio molto semplice. In realtà, cosa succede? Se il tampone, questa norma, questa nuova linea guida dell'OMS, da cosa nasce? Nasce dal fatto che fanno tamponi dopo 10 giorni, 15 giorni, che uno non ha più sintomi e risultano positivi. Perché risultano positivi? Perché pare che sia rimasto, io non sono un tecnico, l'ho letto oggi sui giornali, qualche frammento di RNA nel tuo, diciamo, nella tua bocca o nel tuo naso del vecchio virus, ma quei frammenti non portano nessun possibilità di contagio, quindi non siete contagiosi. E oggi che stiamo ancora a lamentarci con i napoletani che festeggiano, ieri che ci lamentavamo con quelli che prendevano lo spritz, probabilmente, molto probabilmente, tra poco scopriremo che quelli lì avevano una carica virale, come tra l'altro scrivono moltissimi, Remuzzi, Zangrillo, cioè quelli che non sono i pessimisti, i mortalisti di questa vicenda, quelli là contagiano poco e se contagiano, contagiano una malattia con una carica virale talmente bassa che non fa assolutamente nulla. Ma noi dobbiamo stare lì ancora a pensare che a settembre i nostri figli devono andare a scuola con le mascherine oppure addirittura non farli andare a scuola, unico paese al mondo che la scuola l'ha conclusa prima degli altri e non l'ha ripresa in un anno. Una roba da pazzi, tutto questo senza che noi capiamo nulla di questa malattia. Continuiamo così. L'altra cosa straordinaria della giornata è la storia di Palamara. Vedete, Palamara oggi è su tutti i giornali, financo sui giornali della destra. Tonno espiatorio è il titolo più geniale di oggi che ha fatto il Tempo di Bechis, pensando a quella battuta di Cossiga contro quella faccia di Palamara che già un po' giustificava in maniera lombrosiana quella che avrebbe fatto secondo Cossiga, ma poi si è visto probabilmente secondo tutti. Beh, io però posso dirvi la cosa, adesso è del tutto evidente che ieri è stato espulso dall'Associazione Nazionale dei Magistrati, cioè dal Sindacato dei Magistrati, Palamara. Prima questione, e chi se ne frega? Cioè, ma ragazzi, ma mai se mi dovessero espellere dal sindacato di cui non faccio parte giornalisti, ma che me ne fotte a me? Zero!
Certo, a uno che ha fatto il presidente del sindacato essere espulso è una macchia, ma dal punto di vista sostanziale vale zero. Oggi questo non lo leggo sui giornali. Sei stato espulso dal sindacato, e sti cazzi, va bene? Non cambia nulla. Il punto non è essere espulso dal sindacato, è che questo deve essere, secondo una procedura che ci sarà nei prossimi tempi, espulso forse dai magistrati. Beh, questo forse è più delicato che espulso dal sindacato. Forse l'una cosa è prodromica rispetto all'altra, cioè anticipa l'altra, non lo so, ma vi ricordo una cosa, che Palamara resta un magistrato sospeso dal suo stipendio, che probabilmente non verrà giudicato dai magistrati fino a quando non finirà la sua questione penale, per la quale una parte dell'accusa è saltata perché dicevano che l'avrebbero corrotto con 40.000 euro e su quella roba lì il PM non è andato avanti. Cioè i PM dovranno giudicare se è vera la sua situazione e poi il CSM dovrà giudicare se fa parte ancora dei magistrati. Ma il punto vero su Palamara è che oggi lui si vende come il capro espiatorio. Ah, attaccano me, ma quelli che mi giudicano sono peggio di me. E fa i nomi e cognomi. L'intervista forse più bella è quella di Anna Milella, la stessa che poi leggevamo nelle intercettazioni, che parlava con i magistrati, e lo stesso Palamara poi gli dà del megalomane oggi nell'intervista, ma fino a ieri invece si consultava con lui, amore, 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 amore mio. Non amore nel senso di amore vero, perché non è fidanzata con Palamara, anzi. Ma il punto fondamentale è un altro. Cioè, il punto fondamentale è che giornalisti che fino a ieri lo utilizzavano e lo usavano per avere informazioni legittimamente, come facciamo tutti noi giornalisti mignotte come siamo tutti noi, io per primo, per avere un'informazione mi farei qualsiasi cosa, la stessa cosa facevano i giornali. Poi però certo leggere le intercettazioni che riguardavano i giornalisti che intervistavano Palamara in maniera segreta e poi lo intervistano in maniera pubblica e gli danno del megalomane e sono a schiena dritta, beh, ti fa un po' ridere. Palamara dice: adesso vi dirò io chi sono quelli del CSM, quelli, scusatemi, dei propri viri della NM che mi mandano via. Quello aveva conosciuto quell'altro, quell'altro è stato nominato con i miei meccanismi. Cita Di Marco, cita Jimmy Diato, ma non so i nomi, cita Viazzi, tutti questi propri viri che secondo lui in realtà avevano usato lo stesso meccanismo di Palamara e oggi fanno i fenomeni, lo attaccano. E io su questo sono d'accordo, cioè oggi in Italia è sempre così, i moralisti di oggi sono quelli che i favori ieri li prendevano e quando i favori toccano a loro sono meritati, quando invece toccano a Palamara sono immeritati. E di sicuro, come dice Barbara, non è il solo, ma il punto fondamentale è che Palamara era al vertice di questo sistema, non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Palamara è quello che ha fatto le battaglie contro Berlusconi dalla NM, le battaglie contro Salvini con i suoi amici dopo, quello che ha fatto delle correnti una situazione pazzesca, che oggi piagnucola, non andava bene, eccetera. Ho capito, ma non eri uno dei tanti per i quali puoi dire tutti quanti noi eravamo così, eri il capo assoluto di questa situazione, il capo assoluto. Poi oggi, poi tu leggi Ermini, il vicepresidente, oggi in quota PD del CSM, intervistato, da chi è intervistato Ermini? Dal Messaggero, e dice: il CSM si è rinnovato. E allora dici: forse c'ha ragione Palamara, perché se ci dovete raccontare tante minchiate, il CSM si è rinnovato. E sapete perché dice Ermini si è rinnovato? Perché quel CSM eletto col metodo Palamara ha visto dimettersi 5 consiglieri del CSM togati, cioè amici del centrodestra e di Palamara, solo quelli che hanno riportato a sinistra il CSM e quindi si è rinnovato. Sapete perché si è rinnovato? Perché ha vinto la sinistra, vi aggiungo io. Tra l'altro, toc toc! Ermini, come la mettiamo con i due membri del CSM che si facevano pagare lo stadio e chiedevano raccomandazioni per il figlio per entrare all'università di medicina? Quei due magistrati del CSM che nelle intercettazioni facevano questi giochetti qua con Palamara, questi qui si sono rinnovati anche loro? Perché loro non si dimettono? Toc toc! Ermini, perché non gliela facciamo questa domanda, Ermini? Che forse sarebbe stato forse un po' più no? Perché soltanto quelli di una parte, cioè della prima ondata dell'anno scorso, sono dimessi e non quelli di quest'anno? Forse perché se si dimettono questi il CSM non ha più quella maggioranza di sinistra che piace al PD? Tra l'altro racconta Palamara di tutto oggi sul Libero, su tutti i giornali racconta, dice che Albamonte, l'importante Albamonte, aveva magistrato, insomma, che aveva rapporti col presidente della Commissione Giustizia della Camera, la Ferranti, di tutto di più. Cioè dice: i politici incontravano i magistrati e questa non è una cosa che riguarda soltanto me. Per gli appassionati della vicenda oggi c'è di tutto sui giornali. Beh, fantastico. Oggi il Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera oggi io mi metto nell'idea di fare ogni tanto con queste zuppe, cioè un rapporto con tutti quanti voi. Vi rendete conto? Il fondo del Corriere della Sera di oggi è affidato a Paolo Mieli, e già qui, insomma,
Vabbè, leggete questo pezzo di 100 righe di Paolo Mieli, di che si occupa? Si occupa dei soldi che arrivano dal Venezuela, dicendo subito che non è possibile che siano arrivati, proprio lui, il giustizialista, diciamo, berlusconiano, no? Quello che per cui era fantastico, gli avvisi di garanzia per lui erano sempre gli avvisi di colpevolezza, però oggi dice no, quella valigia dei soldi non ci sta, ma ci sta il rapporto del Movimento 5 Stelle col Venezuela. Allora, pezzo interessante che vi consiglio di leggere se non avete di meglio da fare, però il punto è un altro, come tutti i pezzi che ci sono. Io l'altro giorno, per esempio, ho scritto una pippa mostruosa sui 50 miliardi del decreto legge, che voglio dire, quando me lo sono letto ho detto oddio, però il punto fondamentale, ma come si fa a essere così scollegati dalla realtà? Questo pezzo sarebbe andato una settimana fa bene, oggi che senso c'ha? Ma vabbè, il vero pezzo di oggi sul Movimento 5 Stelle lo fa Roncone, ne parlerò a lungo io domani in trasmissione, ovviamente l'abbiamo presentato, sono 10 giorni che ci lavoriamo, sul Movimento 5 Stelle che è partito dallo streaming a Villa Dora Pamphili, il partito che andava a piedi in autobus per la prima volta, una volta soltanto, alla Camera. Vi ricordate quella scena patetica di Fico che cercava l'autobus alla stazione Termini, patetica, alle 8 macchine che gli ha fornito la Svizzera a Di Maio per la sua visita ufficiale in Svizzera di qualche ora. Insomma, questo Movimento 5 Stelle che è fatto, si è fatto casta, o come dice ora, e le nomine di Buffagni di Fraccaro, e la Louis Vuitton, cioè la taverna, questa è la foto stupenda di Roncone, la taverna, quella che dice siete tutti degli zozzoni, bene, tutti degli zozzoni, con la sua scarpa, con la zeppa che manco osse si sarebbe messa una persona decente, dice Roncone, che passa dalla scarpa a zeppa della taverna alla Louis Vuitton. Questo è il pezzo sui, diciamo, 5 Stelle imborghesiti. Poi, grave, molto interessante, come ieri aveva fatto Fubini una roba nel suo pezzo che ovviamente i titolisti del Corriere non avevano capito, che oggi alcuni giornali riprendono, cioè il potere che avrebbe Gualtieri di usare i soldi del decreto rilancio. L'altra cosa fantastica di oggi che tira fuori Fubini è la lettera contro Italia, UK, Gran Bretagna, Francia e Spagna fatta dal ministro del tesoro di Trump sul fatto che noi vogliamo applicare una web tax ai colossi del digitale, tra cui Google, Amazon, tutti voi siete contenti perché ci stanno sulle palle eccetera, ragazzi, gli vogliono applicare in Europa una tassa sul fatturato, cioè la tassa sul fatturato, state attenti perché adesso ci stanno sulle palle Google, Amazon, Facebook, quello che volete voi, ma la tassa sul fatturato è una roba che non esiste da nessuna parte del mondo, il 3% di tassa sul fatturato, siccome non riescono a vedere gli utili, tassano il fatturato. Attenzione, perché se noi imbocchiamo questa via dell'inferno fiscale, poi dopo, prima è Amazon e gli altri e poi riguarda noi, quindi questa sarebbe la considerazione da fare. In realtà poi gli americani, come sapete, su queste robe ci tengono e alla fine faranno ripercussioni commerciali. Detto questo, un modo di tassazione intelligente di gente che paga lo 0,05 come Apple in Irlanda, bisogna trovarlo, ma non si può pensare di trovare una soluzione che è quella, sentite, siccome c'è qualche delinquente tra di voi, tagliamo la testa a tutti, perché questo è il principio fiscale adottato dall'Europa. Cassa integrazione, finalmente oggi Repubblica dice quello che è la sua battaglia con la Conte, non lo scrive la Conte, la scrive una sua collega, cioè che la cassa integrazione, ancora quel cazzoni dei nostri governanti, non l'hanno pagata 135.000 persone, noi zitti e muti facciamo finta di nulla. No, Repubblica per la verità fa finta di tutto, altro che di nulla. Ci sono un po' di interviste che vi segnalo, quella di Ricci, patron di sinistra, un vecchio comunista di Striscia la Notizia, che fa sempre queste interviste, insomma, maledette, mettiamola così, oggi la fa ad Aldo Quazzullo per i suoi 70 anni e si scaglia contro il politicamente corretto. Devo dire che in casa sua di politicamente corretti ce ne sono tanti, ma questo vuol dire vale soltanto come considerazione a margine di una bella intervista che Quazzullo fa a Ricci. Intervista a Salvini di Carmelo Lo Papa su Repubblica, che dice due o tre cose. La prima, eh sì, ho fatto un sacco di errori come tutti. La seconda, ci rivediamo. Vedremo con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, alla seconda convocazione dopo gli stati generali con Conte, non abbiamo partecipato a quella kermesse, ma certamente vediamo se possiamo dare il nostro contributo. E poi grande solidarietà a Mattarella, incredibile, il leghista mattarelliano, perché è stato oggi tenuto perché il PD sta tramando, cioè addirittura 5 candidati alla presidenza della Repubblica e già fanno i giochetti per trovare il successore di Mattarella. Io dice una cosa, questa è una notizia che oggi Salvini dà nell'intervista di Lo Papa, chapeau, perché beccare una notizia con Salvini è sempre difficile, posto che è sempre in televisione, è intervistato da tutti, quindi una notizia di Salvini è merito del giornalista, e dice riguardo al Presidente della Repubblica, dice lo voteremo noi del centrodestra e il Movimento 5 Stelle, non arriverà un Presidente del PD. Boh, non so che messaggio politico sia questo, ma pare che sia interessante. Gori, intervistato oggi, continua a dire che Zingaretti non sta andando nella situazione giusta, gran casino,
nel PD gran casino Movimento 5 Stelle, nel centrodestra vedremo, insomma, sono come formazioni un po' diverse l'uno con l'altro. Scalfarotto sotto il segretario del Ministero degli Esteri si candida in Puglia, rompe le balle a Emiliano, è un uomo di Renzi, tra l'altro ha fatto molto bene come sottosegretario al commercio dell'estero fino a che non è arrivato Di Maio, che gli ha completamente tolto ogni possibilità di dialogo con chiunque. Ma Scalfarotto si candida contro il Movimento 5 Stelle e contro Emiliano, e qualcuno sostiene che possa essere un aiuto al centrodestra in Puglia. Ultima questione che vi segnalo: i prestiti alle imprese. Qui stiamo attenti. Mattarella, che non è presidente ma è il nipote e che è presidente del Mediocredito Centrale, dice che 654, il titolo del pezzo su Repubblica, intervista a Mattarella, presidente del Mediocredito Centrale, in 3 mesi è garantiti 35 miliardi per far ripartire le piccole e medie imprese. In realtà ci raccorgiamo che di questi 587.000 domande sono sotto i 25.000 euro e il resto sono sopra i 25.000 euro. Ma Mattarella dice la seguente cosa, che abbiamo lavorato e passato al consiglio d'amministrazione 620.000 domande. Allora, il titolo di Repubblica è una cazzata, come direbbe qualcuno, è una fake, però siccome lo fanno i giornali, no, perché Repubblica dice in 3 mesi garantiti 35 miliardi per far ripartire le piccole e medie imprese, 35 miliardi si riferiscono a 654.000 domande e già Mattarella dice che sono 620.000 e non 654, è un piccolo dettaglio ma che ti dà il senso, il tono dell'intervista. Ma l'altra cosa, Mattarella dice che sono state lavorate e passate in consiglio di amministrazione 620.000 domande, siamo davvero contenti e siamo davvero convinti che siano tutte passate questi finanziamenti alle imprese, perché questo è il giornale unico di Conte invece, e della finanza e di Mattarella, e cioè non ci si fa una domanda, toc toc, Mattarella, ma sono passate tutte? Quante sono state negate o no? No, anche perché lo stesso giornale che fa l'intervista a Mattarella sa bene le cazzate che ci hanno raccontato sulla cassa integrazione, pagati 5 milioni di cassa integrazione, 4,7 le hanno pagate le imprese e 120.000 ancora non sono state pagate, sono i dati di Repubblica di oggi. Perché ci fidiamo tanto delle posizioni di Mattarella? Molto più, secondo me, serio il ragionamento di Laura Serafini, che sul Sole 24 Ore ci fa un racconto, e cioè quello che siccome hanno alzato da 25 a 30.000 il possibile prestito che hanno le piccole imprese, adesso ci saranno 360.000 che hanno fatto la richiesta per i 25.000, che potranno e dovranno rifarla, e anche se in automatico, per i 30.000. Insomma, questioni di lana caprina, forse direte voi, però i dettagli, brava Pina, i dettagli sono fondamentali, perché voglio capire quanti di questi soldi sono stati veramente erogati. Io ho troppe lettere, troppi imprenditori, troppi piccoli professionisti che mi dicono: io non mi hanno dato nulla. E se noi facciamo i titoli sui giornali, 35 miliardi andati, compiacciamo la persona che intervistiamo, un po' meno quelli che ci leggono e che dicono: e come, sono solo io l'unico sfigato che non ha dato 25.000 euro? Temo che non sia l'unico sfigato, ma che ce ne siano tanti, e che i titoli dei giornali siano spesso fatti sulle dichiarazioni, diciamo, un po' accomodate dei nostri politici e dei nostri banchieri, più o meno siamo là, invece che della realtà. Temo! Bene, io vi do appuntamento, come sempre, sul sito nicolaporro.it, vi spiego tutto quello che riguarda l'IMU in un pezzo fantastico, secondo me, oggi, di Giorgio Spaziani Testa, e vi do appuntamento, come sempre, il lunedì, Quarta Repubblica, perché di questa roba qua, dei grillini che sono diventati istituzionali e di questi stati generali che sono un bluff, e tale rimarrà nei prossimi anni, raccontato come il grande bluff, ne parleremo sicuramente. Ciao!